Buongiorno, 8 luglio. Vediamo anche oggi cosa ci propone il libro dell'anno. Versetto di oggi, Salmo 19:1. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. È interessante, i cieli annunciano l'opera di Dio, il firmamento. Nel cielo, attraverso le stelle, c'è l'annuncio dell'opera di Dio. Tutto questo quando non c'era ancora la parola di Dio scritta, 3500 anni fa, era molto importante perché guardando nel cielo si poteva sapere tutto il piano di Dio. Dall'origine a Gesù, alla sua morte, alla sua resurrezione, al suo ritorno, era tutto scritto nelle stelle. Lo è ancora, ma adesso non ci serve. Adesso abbiamo la parola di Dio scritta, che è chiara, però è una manifestazione della potenza di Dio. Sapere che nel cielo è scritta la parola di Dio. Il Salmo 119. Al versetto 88 dice: la tua parola è stabile nei cieli. Proprio all'88, infatti, gli scienziati hanno stabilito all'inizio del secolo che le costellazioni sono 88, no? Quindi, a metà del Salmo 119, che ha 176 versetti, al versetto 88, la tua parola è stabile nei cieli. Quindi, tutti potevano vedere il piano di Dio in Gesù. Naturalmente, poi Satana ha rovinato tutto perché ha voluto fare realizzare l'astrologia, che è una follia, una stupidità estrema, no? Ma quello che sta scritto nel cielo è parola di Dio. La deformazione dell'astrologia è l'opera di Satana, ma questo non toglie niente alla meraviglia del piano di Dio. I cieli annunciano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un fatto meraviglioso. Motti di oggi, il motto che abbiamo messo nella storia di Instagram, Danilo Valla, inizia questo giorno parlando un po' con Dio. È una buona abitudine iniziare ogni giornata parlando un po' con Dio, dire: Signore, allora oggi eccoci qua, cosa facciamo, le responsabilità, i doveri, eccetera, no? Quindi parliamo un po' col Signore. All'inizio di ogni giornata è una buona abitudine, ve l'assicuro. Se evito i doveri di oggi, aumentano i pesi di domani. Eh sì, se oggi per pigrizia non voglio fare qualcosa che dovrei fare, poi domani si ripresenterà il problema e si aggiungerà ai problemi di domani. Quindi facciamo oggi quello che abbiamo la responsabilità di fare. Oggi e domani avremo altre responsabilità. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. È interessante. Leggiamo un paio di brani e rimarrete stupiti. Leggiamo. Il mondo d'oggi è degenerato, corruzione e ricatti sono comuni. I bambini non ubbidiscono ai loro genitori. Sembra il quotidiano di oggi e invece è una tavoletta assira di circa 4.700 anni fa. I Ma giovani pure. oggi amano il lusso, sono maleducati e disprezzano l'autorità agli anziani. I bambini, ai nostri giorni, sono dei tiranni e contraddicono i loro genitori. È una citazione di Socrate del 400 a.C. circa. Quindi millenni fa, secoli Sì. fa. Praticamente la situazione viene registrata con corruzione, ribellioni dei bambini. Disubbidienza. Sembra la realtà di oggi, no? E invece vedete, come dice la Bibbia, non c'è niente di nuovo sotto il sole. E quindi l'unica via per fare qualcosa di buono, lo ripetiamo ancora una volta, è la fede in Gesù. Questo meccanismo del peccato è da sempre sta funzionando in questo mondo. L'unico modo per uscirne è affidarsi a Gesù. Non lo dimentichiamo mai. Incredibile. Prima parte di una lettura.
Preghiamo per l'Eritrea, che poi continua domani. L'Eritrea, circa 4 milioni di abitanti su una superficie che è circa un terzo di quella dell'Italia, ha raggiunto la propria indipendenza nel 1993, dopo aver combattuto una guerra trentennale con l'Etiopia. Precedentemente aveva subito l'occupazione egiziana, turca, italiana e inglese. Fu colonia italiana dal 1890 al 1941. Dal 1998 al 2000, una nuova guerra con l'Etiopia, ufficialmente per questioni di confine, e una grave carestia hanno riportato il paese nella dipendenza alimentare dagli aiuti internazionali, dopo alcuni anni di promettente progresso. Attualmente circa 4.000 caschi blu dell'ONU pattugliano i 1.000 chilometri di confine tra i due paesi. Sono ancora decine di migliaia i profughi e gli sfollati interni. Il recente dopoguerra ha visto anche una decisa svolta autoritaria da parte del governo eritreo, con arresti di oppositori politici, chiusura di tutti i giornali. Continua domani. Sì, dobbiamo ricordare che per l'Eritrea, come abbiamo sentito, l'Eritrea è stata 50 anni colonia italiana, quindi c'è stato lo sfruttamento, l'oppressione italiana per 50 anni, quindi abbiamo delle responsabilità notevoli. Dobbiamo far sì che qualcuno annunci il Vangelo e qualcuno lo annuncia, però dobbiamo sostenerlo in maniera assoluta. Con la nostra preghiera, è una nostra precisa responsabilità. Sosteniamo l'Eritrea con la nostra preghiera. Siamo ai soggetti di preghiera di oggi, 8 luglio. Preghiamo per i miei genitori o i miei figli. I miei genitori o i miei figli? Sì, qualcosa che ci riguarda molto da vicino, quindi una responsabilità importante per la nostra preghiera quotidiana. Aggiungo, per i miei genitori e anche i miei figli, ovviamente, se. Preghiamo per i missionari che lavorano tra i profughi. Ai profughi costretti ad abbandonare le loro case, le loro nazioni e quindi situazioni davvero difficili. Preghiamo per i profughi e per le organizzazioni che se ne occupano. Proprio ieri c'è stata una grandinata incredibile ad Alessandria e oggi preghiamo per le popolazioni colpite da catastrofi di ogni genere. Sì, catastrofi di ogni genere in tutto il mondo, quasi ogni giorno ci sono catastrofi. Preghiamo, preghiamo per queste popolazioni colpite da catastrofi. La preghiera di tutte le regioni d'Italia, preghiamo oggi per il Friuli, Venezia, Giulia. Friuli Venezia Giulia. Invece per la preghiera di tutti gli stati del mondo, con 60 milioni circa di abitanti, 76 lingue, preghiamo oggi per la Thailandia. Thailandia, questo per il nostro piano, per la preghiera, per tutti gli stati del mondo. Ripetiamo allora i nostri versetti, i nostri motti. Inizia questo giorno parlando un po' con Dio. Inizia ogni giorno parlando un po' con Dio, è una buona abitudine, ve l'assicuro. Impostiamo la nostra giornata, programmiamo la nostra giornata insieme a Gesù. Ogni mattina iniziamo parlando un po' con Gesù, una buona abitudine. Se evito i doveri di oggi, aumentano i pesi di domani. È semplice saggezza, se oggi non voglio fare qualcosa che dovrei fare oggi, me la ritroverò domani, aggiunta alle responsabilità di domani. Quindi facciamo oggi quello che dobbiamo fare oggi. Ricordiamo che nei dettagli del video c'è una mail per ricevere il libro dell'anno per sostenere la nostra opera per il Signore. Versetto di oggi, Salmo 19:1. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. I cieli annunciano la gloria Di Dio. di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. In effetti è tutto scritto nel cielo, come vi ho spiegato all'inizio. Tutta la storia di Gesù e della sua morte, della sua resurrezione, del suo ritorno, è tutto scritto nelle stelle. E questo è stato qualcosa di prezioso per gli esseri umani prima della
esistenza della parola di Dio scritta. Il nonno prendeva il nipote, guardavano il cielo e il nonno raccontava, vedrà, c'è un nostro il Signore che verrà da una donna, c'è tutto scritto nel cielo, la Vergine, il bambino, il sagittario che è uomo e cavallo con la freccia che colpisce lo scorpione, eccetera. Quindi c'è tutto scritto nel cielo. E come dicevo all'inizio, Satana ha rovinato tutto mettendo l'astrologia, che è una stupidità, una follia, però questo non toglie la meraviglia della creazione, che in effetti contiene la verità per tutta le vicende del Signore Gesù e della sua morte, della sua risurrezione e del suo ritorno. È tutto scritto nei cieli. Quindi un miracolo davvero meraviglioso. Oggi non ci serve più, ripeto, e abbiamo questa follia purtroppo dell'astrologia. Però è rimasto nei cieli scritto tutto il messaggio del Signore Gesù e della salvezza. Un fatto meraviglioso davvero. Bene, oggi vorrei chiudere con una informazione utile. Abbiamo saputo, abbiamo visto che ci sono alcuni siti che vendono materiali tipo la grammatica, i nostri materiali tipo la grammatica ebraica, il libro dell'anno, i libri dei quaderni, li vendono proprio. Io non ho mai dato autorizzazione a nessuno. Anche perché noi facciamo questo lavoro senza far pagare, chiedendo soltanto un'offerta volontaria, no? Non è una vendita. Quindi queste persone, questi siti che vendono i nostri materiali sono assolutamente non autorizzati, fuori legge, non esiste, non abbiamo dato l'autorizzazione a nessuno. Anche vari profili a nome tuo, non ci sono, gli unici Vari profili profili a nome sono Danilo Valla, Danilo sì. Valla YouTube e Instagram, punto. Quindi non vi fate prendere in giro da questa gente. Vabbè, se il materiale viene diffuso farà certamente del bene, però non è giusto, è sbagliato, non ha senso che diffondano delle cose a mio nome senza la mia autorizzazione. Quindi preghiamo anche per questo. Non accettate niente che non abbia un'origine da noi, insomma. Bene, grazie per essere stati con noi anche oggi e a presto.